locali, finalizzato a immaginare soluzioni già per i prossimi mesi estivi, per le famiglie e per i genitori che debbono rientrare a scuola. In merito agli esami di Stato, ribadisco che è di imminente adozione l'ordinanza che preciserà le modalità di svolgimento del colloquio, come illustrato nella precedente risposta. Circa l'avvio del nuovo anno scolastico, vorrei ribadire che ho istituito presso il Ministero un comitato di esperti di altissimo livello, che ha il compito di formulare e presentare idee e proposte per la scuola, tra le quali quelle della didattica mista solo per la scuola secondaria di secondo grado, non per i bambini, guardando al miglioramento del sistema di istruzione nazionale. Si tratta certo di un lavoro complesso che sarà vagliato attentamente e condotto insieme rapidamente, interloquendo fattivamente con il Parlamento, le regioni, gli enti locali, le associazioni, le forze sociali, avvalendosi anche delle migliori professionalità di cui il nostro Paese dispone. Ha facoltà di replicare la deputata Paola Frassinetti, prego. Grazie Presidente. Ministro, noi non possiamo dichiararci soddisfatti da queste dichiarazioni, ma il vero problema è che non possono dichiararsi soddisfatti gli studenti, i docenti e le famiglie, in una situazione in cui lei ha lanciato messaggi confusi, quando invece dopo 2 mesi di sacrifici ci vorrebbe chiarezza. E sicuramente è stata confusa anche la dichiarazione sulla didattica mista, che adesso lei precisa sarebbe solo per le scuole superiori, ma che fino a 2 giorni fa tutti pensavano si riferisse anche ai ragazzi di prima media e ai ragazzi delle scuole primarie. Non è una soluzione fattibile. È iniziata la fase 2, molte società, molte attività economiche sono riaperte e la scuola è rimasta ferma. La scuola è stata la prima a chiudere e speriamo non sia l'ultima a riaprire. Fratelli d'Italia ha fatto una proposta, cercando anche di ipotizzare una riapertura con le cautele, con la gradualità delle scuole, proprio perché Fratelli d'Italia pensa alle famiglie, ai genitori, soprattutto che hanno bambini minori che non sanno a chi affidare. Pensa alle madri che saranno le più a rischio, le donne dopo tanti sacrifici per annullare le discriminazioni sul mondo del lavoro saranno sicuramente le prime ad essere penalizzate. E ora vogliamo certezze anche e soprattutto sulla riapertura a settembre, bisogna pianificarla ora perché bisogna assolutamente individuare spazi adatti e quindi l'edilizia scolastica e i suoi tecnici devono lavorare per questo. La didattica a distanza, evidentemente le risorse sono state stanziate ma non hanno cambiato la situazione, non è possibile fare didattica a distanza con un computer solo e più bambini, non è possibile tenere ore e ore i bambini di 6 anni davanti a un computer. Questa situazione acuisce le differenze sociali, mentre la scuola dovrebbe annullare le differenze sociali. Noi siamo molto preoccupati per le condizioni della scuola italiana, perché pensiamo che attorno alla scuola deve organizzarsi una nazione che immagina un futuro. Se non ripartirà la scuola, non ripartirà neanche l'Italia. Passiamo all'interrogazione numero 31520 dei deputati Zanettin ed altri concernente chiarimenti in merito a vicende relative alla nomina del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel 2018, nonché in ordine alla recente sostituzione dei vertici del medesimo Dipartimento. Il deputato Pierantonio Zanettin ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, collega. Ministro Bonafede, dopo lo scontro assai violento che ha avuto domenica scorsa con il dottor Di Matteo, è giunto il momento di fare chiarezza. Nessuno crede alla versione dell'incarico prestigioso al Ministero che lei ha offerto al dottor Di Matteo in alternativa al DAP, l'incarico di Giovanni Falcone. Io e lei siamo sufficientemente esperti di cose ministeriali per sapere che a seguito di una serie di riforme che ci sono state in questi 20 anni, le direzioni generali di oggi sono molto diverse dalle direzioni generali del passato. Oggi non sono incarichi apicali, non sono soggetti a Spoilsystem, non sono incarichi di prima linea contro la mafia. Era quindi evidente che il dottor Di Matteo avrebbe rifiutato quell'incarico che lei gli proponeva in alternativa al DAP. Allora lei ci deve spiegare perché, Ministro, in 48 ore prima ha offerto l'incarico del DAP al dottor Di Matteo e poi l'ha rifiutato. È il momento di fare chiarezza.
Il Movimento 5 Stelle, quando era nei banchi dell'opposizione, si caratterizzava per il principio della trasparenza, invocava trasparenza. È il momento di dare trasparenza al Paese, al Parlamento, ai cittadini italiani. Grazie Presidente. Il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministro. Grazie Presidente. Ringrazio gli interroganti perché mi danno la possibilità di chiarire alcuni punti